fronte a questo fiume di gente. È stato proprio il sindaco di Corleone a farci capire come il nostro essere lì, il nostro semplice parlare, mangiare, discutere, fare l'amore in case che prima appartenevano alla famiglia Rina, provenzano, non solo è un forte simbolo per i corleonesi, ma soprattutto, diciamocelo, si tratta di uno smacco a quelle persone che silenziosamente ci devono guardare e vedere accanto alla nostra, alla vostra, alla nostra rinascita, il loro declino. Grazie mille, passiamo la parola a Viola, che anche lei ha qualcosa da raccontarci, così giovane e così di esempio per molte persone. Vai Viola. Senti Viola, no, io ti volevo chiedere una cosa, c'è la possibilità che passi questo emendamento per cui in finanziaria sia prevista appunto il fatto che questi terreni confiscati in realtà vengano venduti? Che cosa succederebbe al lavoro che fate? Praticamente si annullerebbe tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo visto. Io ci credo, ci sono tornata per 2 anni di fila l'estate, per 2 settimane, proprio perché credo in quel progetto. Se i beni non vengono più dati alle cooperative sociali, ma vengono messi all'asta, vuol dire che vengono ricomprati dalla mafia stessa e quindi tutto il lavoro viene annullato. Quindi io, questo è quanto, io ci credo nel progetto, ci credono loro soprattutto, c'è gente che rischia e che ci lavora ogni giorno per mandare avanti questo progetto. E se la legge passa si annulla tutto. Che effetto va fatto ripercorrere quelle strade, stare in quei posti? Incredibile.